11ª edizione della Crazy Run. Te la racconto io, Matteo di Officina del Pilota. In una veste nuova, con un team nuovo. Il toppettino, la gonnellina, quello che vuoi. Formato da me, il Diff ed Elena Berlato. In questa edizione ho visto delle cose pazzesche. Gente con le idee chiare, tutti pronti per gareggiare. E come sempre, la location non è da meno. Lago Maggiore, ce la invidiano tutti, da tutta Europa, soprattutto i francesi. Monte Carlo chi? Ebbene sì. E come dicono gli inglesi, questo è tipicamente italiano. Baveno, nella fattispecie Grand Hotel Dino. Estresa, incantevole città sul lago, dove le acque blu incontrano le montagne verdi. L'atmosfera perfetta, palazzi storici, gioielli architettonici e tante, tante supercar. Sono qui anche quest'anno, Officina del Pilota Crazy Run 11. Non è una gara di velocità, è una gara di intelligenza. Le challenge, no? Tutte le varie. Preparati perché sono veramente, veramente difficili. Ok. Cioè, se abbiamo un IQ sotto il 30 siamo proprio disastrati. Cioè, siamo... La gara è tosta. No, e per documentarmi un pochino, ho visto proprio il tuo video dell'anno scorso della Crazy Run. Sono delle prove da affrontare. È una sorta di caccia al tesoro su auto sportive che suonano da paura. Quest'anno è venuta anche un'auto elettrica, domani le daremo fuoco. Ma siamo passati dal bicilindrico all'elettrico, full electric. Champagne per brindare a un incontro. Sai perché non parlo? Penso di intuire il motivo. Se parlo troppo forte poi copro il suono del motore dell'elettrico. Questa è semplicemente l'accoglienza, ragazzi, oggi. Si beve, si ride, si scherza, ma ci prepariamo per affrontare quello che domani sarà il clou. Ragazzi, mi raccomando, intanto iscrivetevi al canale e andate su Instagram a seguire la pagina Officina del Pilota e Mania Klein. Che bella sta c***o di master. Cos'è che non manca mai in Crazy Run? Ragazzi, ma siete voi con progetti sempre più assurdi, progetti sempre più importanti, è il vostro entusiasmo che genera poi tutto questo. Bravi i ragazzi della Crazy Run, che ogni anno crescono sempre di più, è diventato un evento stratosferico. Saremo 100, attualmente sono arrivate circa 70 auto, ne mancano ancora 30 che arriveranno tutte entro stasera per la verifica delle livree. Vi porteremo a bordo delle auto più belle e vi faremo scoprire cos'è effettivamente questa gara. Have you seen the eyes and have you heard the cry of pain? Sai che sta roba va tanto di moda adesso su Instagram, ma... È una figata. Dopo che fanno sta roba qua, gli danno il trasparente sopra? Che cazzo ne so. Ragazzi, è arrivato il numero uno. Can we find a helping hand? Ciao a tutti, ma cos'è un furetto questo? Dove sei? Vieni qua. Perché? Perché non sei qui con me? Allora, ciao a tutti. Che quale dire? Ciao a tutti. Allora, cambio manuale 4 marce, domani ci divertiremo, le gomme sono di vetro. Terra vera appiccicata. Sì. Avete presente lei? Io riesco a guidare qualsiasi cosa. Vai. Quella lì è la più fuori di tutta la Crazy Run. Io scanno come i pazzi, mi fermassero sti stronzi. Rispettate i limiti di velocità e per il resto sono cazzi vostri. Tu non mi puoi girare intorno così, via qua. Oggi nella versione estiva, Davide, sei qualcosa di sensuale e sensazionale. Dai, apri sta macchina, come on. Allora, guardate qui, ragazzi, che c'è. Questo è il Diff dopo che ha preso cura della sua auto. Sai che c'hai un non so che di Nicolas Cage? Sì, tutto. Non so, ho visto tutto. Con Tom Bank è leggermente diverso. Esatto. Io, se potessi, vorrei questa macchina qua. Okay. Siamo col team Mafra Maniac Line, di cui sono no fiero di più. E anche qui siamo indietro di qualche anno, nella fattispecie 1990 circa, Michael J. Fock, senti che ho detto. Fock. L'Amazoni! Sa, buonasera, eh! Quest'anno giochiamo in casa, non vinceremo neanche quest'anno. Bene, è venerdì. Inizia la gara. Possono assegnare delle penalità, abbiamo un po' gli occhi puntati addosso. Mi raccomando. Vinceremo noi, forse. Pieno di inglesi che dicono che questo è veramente molto italiano e molto stupido. Vince la mia coppia preferita!
che era sempre tutte le cazzate pure in cuffia. Rock and roll! Ma ragazzi, è partito! Dai. Pronti, carichi! Dai. Come tutti i manieci dei motori, la gara si comincia ad autopulita. Quest'anno ci avete fatto sudare. Challenge numero 1. Vendo calzini usati a soli $1000. Tutto dritto, fai il giro del lago e torni qua. Ragazzi, in bocca al lupo, è partita la vostra cresinata. Ok, allora. Maestro, cazzo si va. Buongiorno miei carissimi Crazy Runners e benvenuti all'edizione numero 11 della competizione più pazza d'Italia. Vi presento, io sono Crazy. Sarò l'unico in grado di fornirvi le indicazioni necessarie per giungere al termine di questa avventura, composta da enigmi, rompicapo da risolvere attraverso le strade più spettacolari del territorio italiano. Checkpoint dopo checkpoint fino alla destinazione finale. Ci troviamo a Baveno, sulle spalle e poi Lago Maggiore, e dov'è? Faremo mai neanche una di queste. No, cos'è parcheggio questo? Aldo Moro, Arona. Nella città in cui Torrente viveva si congiunge con Lago Maggiore. Bisogna segnare dov'è secondo noi il nord. Dobbiamo ieri l'abbiamo vista e poi dobbiamo andare al parcheggio Aldo Moro. Segnarla ai piedi della suddetta colossale statua. Ci sarà una statua al parcheggio. Al parcheggio, ok. Dobbiamo avere un pennarello. Dobbiamo solo segnare, anche col sangue al massimo. Facciamo un taglio. No, sembra un'ottima scelta. Ci serve una penna. Ce la regalate dopo torniamo a bere caffè. Prego. Grazie. Allora, secondo me il nord l'hanno messo apposta con la scritta nord, però potrebbero ingannarci. La O è un cerchio, quindi la N o la O? La N o la O? Mentre noi stiamo beggiando il primo checkpoint, alcuni partecipanti sono ancora nel pieno della prima prova. Questo è il primo checkpoint, abbiamo consegnato il nostro bigliettino, sicuramente errato, perché ho buttato un occhio un po' in giro, abbiamo visto che tutti hanno fatto... No, hanno sbagliato. Ma che hanno sbagliato? Minchia, stanno sbagliando tutto. Ma ciao! Tu già è merda, figlio! No, nord geografico, no, l'isola questa qua. È a destra, zio. Sì, lo so, però loro ci hanno dato così il foglio, amico mio. No? Sì, anche qua è dritto, però il foglio allora così. Tutto è dritto, quindi... È lì la questione, capito? Io ho messo il nord giusto. Andiamo. La diatriba della prima prova, c'è chi mette la X qua, c'è chi la mette qua, c'è chi guarda il foglio da un lato, chi lo gira. Fondamentalmente sembrava facile, ma nulla è facile in Crazy Run. Cioè, che secondo me l'hanno fatta molto semplice la prima, perché così tutti si chiedono: ma come, no? Impossibile, è troppo facile, allora sarà un'altra cosa. Invece è semplice, perché è la prima. È un depistaggio. Cari ascoltatori, sia chiaro che questa gara è veramente difficile. Chi riesce a posizionarsi tra i primi 10 è veramente forte. Cioè, non è una gara che tu vai lì il primo anno e ti classifichi nelle posizioni che contano. Challenge numero 2. Il vostro compito consiste infatti nel reperire $16 americani sfruttando esclusivamente banconote da 1, 5, 10. Se no ci sono le penalità. Le penalità saranno assegnate in base al numero di banconote utilizzate per raggiungere la somma richiesta. E portatemi dove ci sono tanti turisti. Una da 1, una da 10, una da 5? Sì. Per 0 penalità. Sì. Unicredit, ci stiamo andando mezze nude. Abbiamo girato 4-5 banche. 6 minuti, sono 2 km e mezzo. Zero, nessuno tiene dollari o liquidità. Niente dollari. È un po' così, chi arriva prima poi se li prende. Non c'è scritto vere, no. No. Fammi vedere. Ma piccola. Vai, ce li porta lei, vai. Scusa, salve. Ma per caso avete dei dollari? Americani? No. 20 dollari. Volere e potere, signori. Specialmente quando le donne si mettono in testa di fare qualcosa. Probabilmente consegneremo quelli stampati, perché comunque sono i dollari giusti per non prendere la penalità. Zero. No, uno da 10 e uno da 1. Non
87 consegne. Panico è la parola più giusta per descrivere questa seconda prova. Trovare i dollari è stato praticamente impossibile. C'è andata di culo. Uno in mezzo alla strada sventolava i soldi. Seconda prova terminata, quelli della Crazy Run questa volta si sono divertiti sulla nostra pelle. E con i dollari in mano ci rechiamo al secondo checkpoint. Barbie Dolls. Hey, Matteo! Scusi? Masoni, salve. Volevo sapere se questa prova, questa challenge ha risolto l'enigma, si è fatta dare i soldi dagli americani. Ci avevo provato, ma gli americani non mi hanno voluto, quindi un dollaro, che li fuck tutte le razze. Cioè, vabbè, ci ricoperiamo. Nausea, però no, tutto bene. Come stai? Bello posso, di casa. Questo microfono? Siamo in giro a cercare dollari e ci serviva una voce più grossa. $20. Sono entrato e ho fatto, questa è una rapina. Bello, come va? Bene. C'è uno che c'ha una telecamera serie. Le Sony sono una merda. Le Sony sono una merda. No, sorna. C'è nessuno c'ha dei dollari da vendere? Scusami? C'è nessuno c'ha dei dollari da vendere? No, qui no. Questo è il microfono. Ah, ok. It's a mic. Ciao Mike, stavo cercando dei dollari. Porca di quella puttana, stavo andando in Svizzera, poi non mi hanno fatto passare. Uè, ciccio. Allora, cambio manuale? Bello, sei proprio bello. Sei riuscito a farti dai dollari? Non li ho trovati, infatti abbiamo deciso di... Gli ha dati al ragazzo appena prima di me. Ciappa qui, ciappa lì. Uno schifo. E stiamo calcolando la penalità. E mentre io casseggio con i Crazy Runners, il Dumi, insieme al team di Simone Racing, è già partito per la terza prova, quella del pannello fonoassorbente e dell'arancia. Superato un po' tanti maschi. Lo so che dispiace. Tu c'hai il piede pesante. Challenge numero 3. Questo qui è il kit del piccolo MacGyver. Esatto. Che cazzo sei il piccolo MacGyver? Facciamo un giro. Dumitra! Quindi dobbiamo trovare un'arancia. Eccolo. Grande. Guarda che ti facciamo un tondo. Puoi comporre una scatola coperta con un materiale fonoassorbente. Devi creare tu un materiale fonoassorbente perché devi abbattere i decibel però di una campana. Io metterei, a parte la maglietta, anche la carta igienica. Dai del gas! Come sei fiscale te, sempre. Quindi stiamo facendo strato maglietta, strato carta igienica. Sì. Occhio. Oh, wow. Aspetta che vanno nel posto speciale qua. Tac. C'è ancora i dollari. Tac. C'è chi usa le magliette, c'è chi usa le confezioni delle uova. Stiamo tutti cercando di creare materiali fonoassorbenti. Con Alan abbiamo utilizzato magliette con sopra carta igienica. E alta ingegneria. L'abbiamo consegnato, siamo arrivati anche in tempo. Quindi adesso qui si pranza, nel frattempo si vede e si pensa alla prossima prova. Fortunatamente un po' intelligenti lo siamo, non sembra, ma belle intelligenti. Vincere la Crazy Run è praticamente come trovare un ago in un pagliaio. Più o meno. E le prove si susseguono velocemente, signore e signori. Del giorno 1 sono state fatte 3 prove, ne mancano 2. Ma ora è il momento di mangiare qualcosa. I had a dream of us coming together. Last night. In my dream I saw unity. Siamo arrivati alla quarta prova del primo giorno. La prova della carta. Challenge numero 4. I had a taste of democracy. Bisogna guardare le live di Instagram della Crazy Run per capire i punti di penalità associati ad ogni carta. I felt safe. Poi, in caso, cambiarla con qualcuno. East to the west and south to the north. Abbiamo Jolly. Caso strano. Noi abbiamo Jolly. Abbiamo la grande persuasione femminile di Every land was arriving with love. Prosperity. Bene, mi sto riprendendo un po' alla volta. Ho messo la musica giusta, ho messo tutto il Tokyo Drift praticamente per un attimo pompare. Oh. In questa notte di lunga estate abbiamo fatto un checkpoint stupendo a bordo lago, dall'altra parte del lago. Ora dobbiamo tornare all'ovile, on the other side, come diceva con i Red Hot Chili Peppers. Sì. Due strade, o si riguida o si prende la barca. E noi che facciamo, da veri italiani? La barca. Ah, non si guida? No. Basta quel bel freschetto. Dobbiamo andare c'era là in fondo, che ogni 20 minuti parte il battello a vapore, come una volta fra. Ci vogliono 16 ore e arriviamo dall'altra parte del lago. Let's go! Hai sentito il fede? Andiamo, let's go. Let's go! Challenge difficile, molto difficile quest'anno. Tempi ristretti, strade trafficate, molto belle. Ah, che buon profumo! Inebriante. La giornata volge al termine, signori, manca l'ultima prova.
la Galleria d'Arte. No, niente, quindi la risposta è nella Galleria d'Arte. Challenge numero 5. Non ci sono, non si può ingannare, quindi, Sara, te che volevi la risposta. Sara? Prendiamo due gin tonic e entriamo dentro il museo. C'è il vodka alla pesca Red Bull, un vodka alla pesca Lemon. Dai, queste troiate. Siamo abbronzati. Due cose da fare. Dobbiamo andare su, contare aeroplanini. Invece la seconda prova che dobbiamo fare è l'opera d'arte 31. Semplicemente dobbiamo indicare la data in cui il timer raggiungerà lo zero. Come sei messo in matematica? Sai che ero bravo in matematica. Molto bene. Noi andiamo su, vediamo come ce la caviamo. Ricopiare una struttura di un artista, insomma. Dobbiamo ricreare Master of Mistakes. Che è i guanti. Insomma, devo andare. Assaggia i formaggini, assaggia i prosciuttini e assaggia le bollicine. Il primo giorno è finito, ragazzi, andiamo alla cena. Proprio così te, eh? Dopo queste gradite bollicine, torniamo in hotel, ci prepariamo per il party di sabato sera e poi andiamo a dormire perché è una certa. Buongiorno, secondo giorno di gara, oggi il tempo è meno bello, meglio perché ieri ha fatto veramente caldo, facciamo colazione e partiamo. Challenge numero 6. Vediamo in cosa consiste la prima prova di oggi. Oggi mi sento bello carico, riposato. Carichissimo. Buongiorno Crazy Runners. Un sasso di materiale roccioso avente un volume esattamente 100 cm cubici. Quindi un sasso che passa attraverso l'anello. All'interno della busta troverete un ticket che vi darà esclusivo accesso alla Borromea, una strada a pedaggio ancora oggi proprietà dell'omonima famiglia. Il percorso vi condurrà alla vetta della montagna tra i due laghi, Lago Maggiore appunto e il Lago d'Orta. I miei sottoposti vi attenderanno proprio lì. Montagna tra due laghi, quindi la Borromea, dobbiamo trovare la Borromea. Quel ticket lì serve per entrare nella Borromea. Penso, per questo che... motivo il vostro primo compito quest'oggi sarà consegnarmi un sasso di materiale roccioso avente un volume di esattamente 100 cm. Non è che non ci sono zero in più? No. Sono finite, hanno finito le pietre. La state facendo fare? Qua fanno le pietre rotonde. Tonda? Dai, vieni con me. Secondo me in mezzo alla rotonda la troviamo. Il sasso rotondo è in mezzo alla rotonda. Ecco, guarda, guarda. Vedi, qualcosa del genere, no? Giusto. Teniamo buono questo. Ci passa? No, però potremmo farcelo scalfire da loro. Guarda, guarda, guarda. Questo. Oh! Gang. Visto, te l'ho detto io. È preciso, preciso. Guarda sasso. Una collana. Perfetto. Brava. Siamo partiti per ultimi e comunque già abbiamo superato un po' di gente. Ti stimo proprio tanto. Oggi non sei più un maniaco con la maschera, oggi sei maniaco ufficiale. Oggi sono un maniaco ufficiale e sono anche più pericoloso, mi sa. Dai, giù, giù! Andiamo! Sentila come va! Ci richiamo al checkpoint a consegnare la roccia, che fa parte della prima prova del giorno 2. Ma che bello! Devi stare al cerchio? Sì, perfetto, preciso. Brava, brava. Cioè voi che state facendo qui? No, non è vero, state tagliando col frullino. Assolutamente. Nel cerchio deve stare. Noi stavamo invece cercando un pezzo. Tante volte le cose più semplici sono quelle migliori, no? Elena è stata brava. Si sale. La strada è bellissima. Incredibile come si passa dal lago alla montagna in un attimo lì. Guido io. Primo checkpoint, giorno 2. È arrivato quel corpo. Poveri uccelli. E da qui, ragazzi, dopo aver consegnato la nostra bella pietra rotonda, ripartiamo per la seconda challenge. Per questo motivo il vostro prossimo scritto in arabo sarà il seguente. Ragazzi, proprio tenerli attaccati, come si fa? Questo è questo. 33. Anche oggi ci sono 5 prove. Ho finito le mandorle. Certo, sono già passati di qua. La seconda sarà quella della spesa che abbiamo dovuto tradurre dall'arabo. Bene, buona fortuna. Quanti sono entrati a prendere le mandorle, signora? Una decina forse.
Nella terza dovremo trovare una bandiera della pace con scritto pace. Abbiamo 55 minuti per arrivare in un posto che dista 40 minuti. In tutto questo dobbiamo trovare una bandiera con scritto pace da portare. Vai, 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 proviamo. Sì, va, no. Vai, 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 ci stiamo. Ma, mamma mia. Ah, è un toccato, ma se non è il verde. Io la mia l'ho già data. E come vedete dietro di me ce n'è una, che è quella del don della chiesa. Allora, ci siamo fatti tutte queste corse in salita per niente. Adesso c'è chi è accaldato. Signore, che è stato gentilissimo, ci dà la bandiera adesso. Momento giusto nel posto giusto. Forse ne è più di portare sui soldi. Abbiamo due da vendere? No, c'è questa cosa umiliante da morire. Allora, spero vadano in beneficenza. Per fortuna c'è stata questa signora gentilissima che alla fine a casa è riuscita a trovarne quattro, di cui una l'abbiamo venduta a 50 euro. Che si dice? Che bisogna fare? Mettersi le mani nei capelli, il segno della croce. Ma questo è il e tema... la bandiera della pace. Come procede? Grande, grande, 35esimi, record assoluto. Voi ragazzi, che si dice? Come va? Non sappiamo dove andare. Ah, torniamo a Milano. Dai. Nella quarta dovremo spremere un'arancia. Sono bastardi questi qua. Ieri dovevamo prendere una succosa arancia. Succosa messo tra apicini e in bold vuol dire che doveva essere piuttosto matura. Nessuno ha pensato a sta cosa qua. Nella fretta. Sì, ma bisogna spremerla con le mani, c'è scritto. E bisogna ricavarne spremendola con le mani in 30 secondi 80 ml di succo. Quindi esploderà. Faccio pum. Tengo anche il tempo io. Mancano 20 secondi. Non piano allora. Mamma mia, bravissima. tu l'avessi fatto esplodere. Sì, ma la cosa bella era quella, volevo farlo esplodere io. Sfigata! Super figa gnocca! Siamo con amore la nostra macchina. Maniac, che bontà! È pura qualità! E nell'ultima prova dovremo ricollegare le foto alle challenge. Bisogna andare sul sito crazyrun.org / secret detail. Secondo me questa qua era nel museo. No. Checkpoint 5.2 era Grand Hotel Dino ed era quello della pietra. Quanto sta avanti questa macchina? Cioè, no. Cioè pure l'intelligenza artificiale potete usare. Abbiamo. Mamma mia. Abbiamo tutto. Ball, no? Cioè, non state all'ottavo posto a caso, insomma. No. Okay. Hai trovato la porticina su Google Bella. Maps? Su Google Maps, qua, sì. Guarda. Street View, tac, porticina. Brava. E invece Street View io me ne ho trovata un'altra. Questa qui è il parcheggio di Arona e quella lì della freccia per terra. Fa vedere la freccia, già fuori la freccia. Sì, esatto. Ci sono le strisce. Eccole. Sì. Eccole. Ok, qua hanno fatto di un'antenna e dice che è il Mottarone. Ok, ci sta, perché è montagna. Tutte giuste. Oh, vabbè, che arroganza. Non parlare umiltà, troppo. Fra, umiltà, fra, umiltà. Fra, umiltà. La tua con la testona non c'è qua. Ma no. Ci sono delle palme qui, guarda. Ecco la testa! Eccola! Eccola. La testa è l'Hotel Dino. Okay. Ragazzi, con un bel bicchiere di Coca-Cola ghiacciato vi racconto l'ultima prova e l'ultima challenge di questa Crazy Run, che è stata particolarmente complicata perché implicava molta memoria e spirito di osservazione. Bisognava ricordare dei dettagli di ogni checkpoint fatto durante la gara e bisognava associare quei dettagli ai checkpoint. I dettagli erano trasmessi tramite foto che si trovavano sul sito di Crazy Run ed erano cose che uno non avrebbe mai notato. Comunque siamo riusciti a comporre un documento stilato bene con le giuste risposte. Siamo stremati, ragazzi. Però l'aria fresca mattutina della montagna ci ha gasato, ci ha dato energia. Tornando giù è tornato anche il caldo ed Elena ha pensato bene di spogliarsi in macchina. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I were somebody else? Wish I had a tail, wish I had a tail. Cause if I did then I would swing it, be swinging it in front of you. Andiamo, Matteo! Yo! Che fate, Trane? Sono il migliore, questi
per tutti. Ah, no, primo tu arrivi, secondo le auto, terza la figa. La Crazy Run è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, portatemi tanti cioccolatini, mi mancano solo quelli. Andiamo? Porto a casa con me. Ringrazio Mania Klein per aver sponsorizzato la realizzazione del video. E se anche voi siete maniaci come noi e volete il meglio, allora affidatevi ai prodotti Mania Klein. Ringrazio Crazy Run, saluto Elena, saluto il Diff e ringrazio tutti voi per essere arrivati fino a qui. Iscrivetevi al canale e lasciateci migliaia di like. Ciao! Il vincitore non ce l'ha mai fatta, ma è sempre arrivato vicino, il team Maverick! Per poco il podio e quest'anno ce l'hanno fatta. L'abbiamo detto, sì.